Javier Martinet, in questi ultimi giorni, dopo le rivelazioni di Shayla Gatta sul loro rapporto, non lo aspetterebbe fuori e non ricambierebbe i suoi stessi sentimenti, e dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello, si è lasciato andare ad alcuni retroscena ed alcune rivelazioni inedite e spiazzanti sulla ballerina e sul loro rapporto. Il pallavolista argentino, confidandosi con altri coinquilini, ha raccontato innanzitutto cos'è successo tra di loro sotto le coperte, ammettendo che si sono baciati appassionatamente e che Shayla gli avrebbe sempre chiesto di negare davanti agli altri. Ma non è tutto. Nelle ultime ore, il GFino, se in un primo momento ha ammesso di poterla perdonare se tornasse da lui, in un secondo momento, tornando a parlare di loro, ha confidato quello che l'ex velina di Striscia la Notizia avrebbe detto su Lorenzo Spolverato e su altri compagni di avventura. Grande Fratello, Javier sbugiarda Shayla. Secondo Javier, infatti, a Shayla non potrebbe piacere per davvero Lorenzo dopo quello che ha detto su di lui. Shayla mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico. E qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta. Lei deve stare in ansia. Sì, mi ha detto delle cose su Lorenzo che è meglio che non ripeta. Per questo se mi dicessero a lei le piace Lorenzo direi che è impossibile. Non si è comportata bene. Mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua. Mi dici che contestò benissimo e di Lorenzo mi diceva cose che se escono fuori lei farebbe una brutta figura. Comunque con me in privato ha parlato di Lorenzo e anche di altri. Non voglio riempirmi di rancore, perché lei ha detto cose su altre persone della casa, ma veramente. Non mi voglio permettere, dirò quello che riguarda me. Nel frattempo, però, nella casa del Grande Fratello spagnolo, tra Shayla e Lorenzo è scoppiata la passione. Quindi, cosa succederà una volta rientrati in Italia? Avrà ragione Javier o Shayla glielo aveva detto per tranquillizzarlo. Non ci resta che attendere la puntata di domani sera per scoprire tutto.